Siamo pronti per una nuova puntata di Giovedì a Corte, qui da Corte Santa Maria in Sassari. Oggi ospite Stefano Urgeghe, maestro judo del centro sportivo Guido Sieni. Iniziamo tra tanto così, pochissimo, restate con noi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Kobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria Commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mister Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qui con Stefano Urgeghe. Ciao Stefano. Ciao. Il maestro Stefano Urgeghe, maestro, sì, di judo. Maestro di giusto? Judo, sì, certo, okay. Certo. Impegnatissimo in questo, sì, in questi giorni. Ti ringraziamo doppiamente di essere qui con noi, perché siamo all'inizio di un grandissimo evento che ha ripreso da 5 anni. Questo grande evento è il torneo, è la Guido Sieni Cup di judo, e maestro Stefano Urgeghe è organizzatore, tutto giusto, Stefano? Un po' tutto quello che riguarda un torneo che, diciamo, ha ereditato quello che era il vecchio trofeo internazionale Guido Sieni, e adesso, dedicandoci un po' più verso i giovani, stiamo cercando di rimetterlo su per cercare di portarlo a livelli internazionali e quello che merita anche quest'anno. Certo, lo voglio ricordare subito, e prego anche la regia di mandare la scheda. Il Guido Sieni dal 22 al 23 di giugno al Palace Radimini in Sassari. Per qualsiasi informazione c'è la pagina Facebook del centro sportivo Guido Sieni, quindi lì abbiamo tutte le informazioni, abbiamo il programma di tutto. Qui ho anche una locandina, sempre prego la regia se mi manda la numero 3, eccola qua, la locandina che potrete trovare poi al palazzetto, e quindi ci sono tutte le informazioni, vedo qua, ecco qua, tutte le informazioni utili, compresi i training camp, che poi ne parleremo meglio. Quindi un'altra cosa molto molto interessante di questo grande evento. Parliamo un attimino. Okay. Allora, dal 1978 il Guido Sieni è stato uno dei tornei più importanti d'Italia. Sì. È stato... No, diciamo che è iniziato in maniera molto tranquilla, perché sì, si trattava solo di ricordare un figlio da parte di Franco Sieni. Certo, era un memoria all'inizio. Memoria. E ricordiamolo, Guido Sieni è un ex judoka, anche lui è stato in nazionale. Figlio di un ex judoka. Franco Sieni faceva il ciclista. Ah, quindi, ciclista, perfetto. Quindi completamente proprio Guido. Una volta stabilito qui con la sua famiglia per lavoro, Franco, sì, Sieni, aveva 5 figli ed erano tutti praticamente, frequentavano tutti il Judo Club Torres, sì, stiamo parlando degli anni 65-66, sì, che è l'età in cui anche io ho iniziato, quindi abbiamo iniziato praticamente da ragazzini, e lui, malauguratamente a 20 anni, in una battuta di pesca, diciamo, è deceduto. Certo. E allora il padre ha voluto ricordare la figura del figlio, e questo l'ha fatto praticamente per 25 anni. 25 anni di torneo, e poi anche il vostro centro che porta il suo nome. Beh, ovviamente, sì, quello è nato successivamente. Era un mio desiderio, chiaramente, una volta che io ho finito, diciamo, la parte agonistica e dovendo iniziare quella come insegnante,
era un mio sogno, certo, quello di ricordare il nome di Guido con la nostra, con, dandogli il nome alla brutta la molto alla bene società. Quindi dal 1978 al 2002, quindi tantissimi anni. Sì, sì. Allora, lo scopo di Franco Siena era quello di arrivare almeno ai 20 anni, che era l'età di Guido. Ah, certo. Quindi per lui era, infatti in quell'occasione venne ricordato con un libro, proprio un sogno realizzato, che racconta proprio tutti i trofei anno per anno, da come è nato, come è iniziato, cosa tutto, i sacrifici che ci sono stati per arrivare a quello che, perché non, è non era subito quello che ha fatto grande rumore in tutto il mondo, come ha iniziato, diciamo, per i primi 7-8 anni e piano piano la cosa è diventata... Quindi obiettivo raggiunto, i 20 anni sono stati fatti, raggiunti, e poi, poi qualche piccolo problema sempre, insomma, organizzativo, gli sponsor. Dicevano perché non continuare? Sì. E allora Franco Siena, praticamente con la sua caparbietà, oltre la voglia, anche con l'aiuto dei collaboratori che sono stati sempre dietro con lui, siamo arrivati al 25esimo. E poi il giocattolo si è un po' rotto anche per questioni di, come hai detto tu, di sponsor. Beh, certo, sono sempre molto importanti. Intanto, diciamo, vediamo delle immagini dell'edizione scorsa, se non sbaglio, sì. del Guido Siena, che da 5 anni ha ripreso con i ragazzi, allora, con i ragazzi giovani. Sì, giusto? Sì, effettivamente io ho voluto riprendere in mano ancora, diciamo, Franco Siena era ancora vivo 5 anni fa. Sì. E lui, diciamo, in questo mio progetto era molto d'accordo, anche perché un po' mi ha passato il testimone, se vogliamo, certo, dire, quindi per poter cercare di arrivare a, spero, ai successi che aveva ottenuto lui con quel trofeo. Bene, quindi abbiamo, guarda, io ho tirato giù dei dati, più di 300 atleti provenienti da Sardegna, Italia, ma anche dall'estero, Francia, Moldavia e Gran Bretagna. Sì, giusto? Guarda, cioè, dovrebbero essere anche dei partecipanti russi, dico la verità. Si è aggiunta una però, nazionale. Sì, perché hanno avuto un problema con l'aereo, ma mi hanno garantito che riescono ad arrivare sabato. Perfetto, noi siamo qua, quindi, al Palazzo di Migni. Quindi fanno in tempo, almeno per la gara di domenica, a prendere parte appunto alla manifestazione. Benissimo, quindi ti chiedo anche, abbiamo parlato di categorie cadetti, sì, ed esordienti B, esordienti della nazionale B italiana. Spiegaci un attimino cosa vedremo al Palazzo Radimigni il 23-24. Allora, il sabato pomeriggio all'1 inizieranno la categoria di cadetti, sono quelli più grandi, quindi fino a, sì, 17 anni, dai 15, 16 e 17, okay, anni. E praticamente quello è un torneo più, chiamiamolo, privato, sì, nel senso che non è come quello di domenica, che invece è proprio un trofeo Italia. Okay. Che è stato riconosciuto dalla Federazione Italiana come dove poter acquisire il punteggio in ranking. Ah, per il ranking per poter italiano. Poi, ranking italiano. Ci sono cinque fasi in tutta Italia e una di queste è a Sassari quest'anno, dove, bene, i ragazzi acquisiscono il punteggio per poter qualificarsi e partecipare direttamente alla finalissima dei campionati italiani, che sarà a dicembre. A dicembre, sai dov'è che è a dicembre? In genere gli esordienti li fanno sempre a Ostia, al centro olimpico, dove si allena la nazionale, certo, e tutte le altre arti, tipo, sì, la lotta, i pesi, eccetera. Benissimo, senti, qualche campioncino che vediamo in questi 2 giorni, magari sardo, c'è qualcosa? Sì, sabato parliamo dei cadetti, chiaramente, perché gli esordienti ancora sono una fase acerba, cioè non toglie che ci saranno anche dei buoni, sì, atleti anche a livello nazionale, perché quella domenica parteciperanno da grosse centri, sì, di tutta Italia. Sabato, per quanto ci riguarda, noi come centro sportivo, sì, abbiamo la possibilità di avere 5-6 ragazzi, che è già 2-3 anni che stiamo lavorando in maniera abbastanza approfondita, e hanno, diciamo, quest'anno specialmente hanno tirato fuori dei buoni risultati. Sì. E col rammarico. Si spera allora in questo. Sì, io spero che loro, anche ragazzi, il piccolo risultato, anche sabato, è anche per loro è un riconoscimento, è un piccolo soddisfazione che serve per continuare in questo sport di sacrificio, perché è un grande sport. È uno sport di sacrificio, certo, i ragazzi lo sanno benissimo. Assolutamente. E quindi spero, oltretutto per loro, che questa cosa vada
a gratificarli per il lavoro prossimo praticamente. Bene, bene, molto bene. Senti, è un importantissimo evento per la città di Sassari e c'è stata una presentazione, se non sbaglio, il 7 giugno scorso all'assessorato comunale delle politiche educative, e per noi c'era Ico Ribichesu di Sardegna Dies che ha sentito, oltre a te, ma tu sei qua, abbiamo una bella intervista ad Alba Canu che è la assessore comunale allo sport e alle politiche giovanili. Quindi vediamo Alba Canu da Ico Ribichesu. Ci sono persone che si sono ritagliati una dose di grande rispetto, perché nel campo dello sport è la parola principe. Una di queste a Sassari è sicuramente l'assessore Alba Canu, perché nonostante la sua breve esperienza per quanto riguarda il campo sportivo, si è sempre dimostrata partecipe, presente e quant'altro. Si parla di giovani, si parla del Guido Sieni Judo Cup, un motivo come un altro per sottolineare le valenze sportive di una Sassari che continua a stupire tutti. È vero, questa città è una città incredibile, ha un tessuto sportivo e anche di organizzazione sportiva con le federazioni, con gli enti di promozione, veramente eccezionale. Devo dire Sassari e anche tutto il territorio ha la stessa dimensione. E questo evento di cui parliamo adesso, la Guido Sieni Cup, è certamente uno degli eventi che danno il senso di questa grande capacità di questa città e di questa organizzazione sportiva a mettere in piedi un evento internazionale con due giornate di gare sportive, ma una quantità di giornate, 4-5 giornate di training per gli atleti che parteciperanno qui a Sassari all'attività. Una città che sa fare squadra, una città che riesce quando decide anche a mettersi insieme con forza, e questo è un risultato di questa grande capacità. Così come lo è il risultato di capacità di squadra l'istituzione a Sassari da parte dell'università del primo anno di corso di laurea in scienze motorie, che ha visto la consulta comunale dello sport essere uno dei portatori di interesse che ha sostenuto l'iniziativa, l'università che ha fatto un lavoro eccezionale insieme alle federazioni, agli enti di promozione, e anche a Sassari a partire dall'anno accademico 2019-2020 avremo il corso di laurea in scienze motorie, che sarà un'opportunità interessantissima per i nostri ragazzi e ragazze. Ringraziamo Sardegna Dies, Ico Ribichesu, che ti è stato un po' dietro in questi anni, a parte che ci conosciamo da ragazzini, quindi perfetto. C'è un vissuto dietro, tranquillamente. Ok, e seguirà penso anche questi due giorni ovviamente. Per Sardegna Dies. Sa già cosa deve fare. Senti Stefano, tu sei maestro di judo, cintura nera Sesto Dan, è giusto? Ho detto bene? Sì, tra l'altro... Che tra l'altro te l'hanno conferita dell'anno scorso. Il presidente Piredda, del Comitato Regionale FISCAM, insomma c'è stata anche una bella cerimonia, al Palazzo Radimini, ci abbiamo cercato di fare una bella, coinvolgere un po' anche tutti, anche gli allievi, perché rendere partecipi di questo evento, anche perché è una cosa che... Effettivamente succede una volta nella come vita. Come si arriva a un risultato del genere? Innanzitutto parliamo un attimino delle cinture per chi dei nostri amici magari non è ferrato sul judo. Allora si parte dalla bianca, giusto? Lo ero anch'io una volta. Che sia un bambino o un adulto che dovesse iniziare un corso di judo inizia dalla cintura bianca. Quindi non c'entra l'età, lo spieghiamo, ma c'entra proprio il grado, la capacità e l'esperienza. Sì, chiaro, se un ragazzo ha 18-20 anni e volesse iniziare, lo può fare benissimo iniziare a fare judo, non potrà ottenere chiaramente i risultati che otterrebbe un bambino che inizia a 5-6 anni. Certo, per un discorso di tempo. Per un discorso di tempo, di acquisizione di tante cose che il judo necessita praticamente. Io infatti, avendo iniziato all'età di 5 anni, stiamo parlando di circa, praticamente faccio questo sport da 54 anni. Ah, però. Quindi quest'anno festeggerò il 60° anno di età e il 55° lo festeggio a settembre
di presenza nel mondo del judo. Quindi, se non sbaglio, fino alla cintura nera è un fatto di, diciamo, di praticare l'attività, sì. Seguire esami, dei corsi, degli esami che diciamo di fine anno. Normalmente, no? Di fine anno vengono effettuati dei corsi all'interno del club e si acquisiscono le varie cinture gialla, arancio, verde, blu, marrone, sì. E poi la nera è già invece viene acquisita o per esame, sì. Esame che tramite la federazione regionale, in questo caso per il primo dan, oppure anche per meriti agonistici, cioè un risultato, un piazzamento agli italiani, i cadetti, un terzo posto, un secondo posto, ti vale già il passaggio di cintura. Perfetto, per la nera e per i dan e per i dan anche successivi è una cosa un po' più particolare. Certo. Ovviamente se arriva fino al decimo, se non sbaglio, presto però, arriverai anche tu. Sì, sì, diciamo con la cardiolina e la flebettino attaccato. Sì. Ok. Senti, Stefano, noi siamo anche soprattutto una trasmissione di eventi, abbiamo fino adesso parlato del Guido Sieni. Sì. Ce ne sono altri in giro per la Sardegna, ne volevo vedere subito un paio con te, due con te, so che tu non potrai partecipare, però... E mi dispiace. Mi dispiace. Frequenti feste sagre, ti piace? Quando è possibile, sicuramente. Per anni ho frequentato il centro Sardegna, il Nuorese, Barbagia, Porte Zapperta, Corte Zapperta. Fantastici eventi che ci sono. Tutte cose che tra l'altro sono la nostra tradizione, quindi assolutamente sì. È importante anche, infatti a proposito di questo poi ti parlerò anche di che cosa ho previsto anche in occasione del trofeo al Palazzetto dello Sport. Bene, 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 allora me lo dici dopo, perché io intanto volevo segnalare quindi ai nostri amici che ci seguono il Vermentino Fish Fest a Muravera, quindi è a Marina di San Giovanni per la precisazione, ci sono degustazioni a base di pesce accompagnate dall'ottimo Vermentino, poi ci sono le escursioni in laguna, visite guidate, convegni, insomma è una... grande giornata, il 22 giugno, ricordo la data, 22 giugno, Vermentino Fish Fest. Per qualsiasi informazione c'è la pagina Vermentino Fish Fest su Facebook, quindi ci sono tutte le informazioni che volete. Poi, come te la cavi con i tartufi? Ti piacciono? No, quello si tratta di mangiare, tranquillamente, grattugiato, vado bene, sull'uovo, su tutto. Sì, quindi sì, il tartufo... Sì, sì. È confermato, come appunto a Laconi, 23 giugno, domenica, c'è la sagra del tartufo, anche qui ovviamente il menù del mezzogiorno è a base di tartufo e la festa continua con degli show cooking, convegni e visite guidate. Tutto questo è organizzato dalla Proloco di Laconi, quindi il programma lo trovate qui, vi facciamo vedere la locandina che è appena andata via, l'avete vista prima, ma la trovate anche sulla pagina Facebook della Proloco di Laconi con tutte le informazioni. Ok? Va bene? Perfetto. Facciamo una piccola pausa? Benissimo. Mandiamo un minutino di pubblicità e poi noi torniamo subito qui. Con Mister Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Kobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci qui con Stefano Urgeghe, maestro judo del centro Guido Sieni, sportivo Guido Sieni. Centro sportivo Guido Sieni, attenzione perché si fa sport nel centro sportivo Guido Sieni, si fa judo. E proprio del centro e della tua attività volevo farti qualche domandina, insomma, dove operate come allora, società? Allora, intanto il centro sportivo Guido Sieni opera dal 1982, esattamente da quando è stato inaugurato il palazzetto dello sport, allora adesso è diventato Palazzo dei Bambini. Da subito. Quindi ho avuto proprio il primo insediamento lì nella sala judo da allora. E
e praticamente avevo 23 anni quando io ho iniziato già a insegnare questa specialità, diciamo individualmente, da solo, perché prima, ci tengo a precisare, sono stato dal 66 atleta del Judo Club Torres del maestro Mario Canopoli. Ecco. Quindi il mio maestro, sì. Cioè, non posso non ricordarlo, anche perché io sono rimasto fedele comunque al Judo Club Torres anche dopo che ho iniziato a insegnare al Centro Sportivo Guido Sieni. Continuavo a fare le gare come Judo Club Torres. Tu pensa, cioè certo. Io molte volte poi mi sono incontrato in gara con degli atleti miei allenati da me, il Centro Sportivo di Sieni, e io che gareggiavo contro di loro. Okay. E questa, diciamo, è andata avanti per 5-6 anni, perché chiaramente il discorso allenatore e atleta è un po' difficile da gestire. Certo. Già fare solo l'atleta è impegnativo, fare anche contemporaneamente l'istruttore è un bel impegno, quindi ho dovuto fare una scelta, e poi subentravano poi gli impegni dell'organizzazione del trofeo Sieni, ecco, senza parlare appunto di questo, allora, quindi era impossibile, era praticamente, diciamo, impossibile. Senti, chi si vuole iscrivere, ragazzi e meno giovani, al centro sportivo, sì, cosa deve fare? No, vabbè, il judo intanto, come hai detto tu, è uno sport che va bene per qualsiasi età, cioè. È molto importante per i bambini, perché tra l'altro c'è anche lì una piccola pagina dove è stato riconosciuto dall'UNESCO come lo sport più completo al mondo. Ah. Non è una cosa che sto dicendo io, quindi è una cosa proprio garantita. E sia per la formazione dei bambini in tutte le qualità motorie, tutto quello, educazione, certo, principi morali e tutto. E quindi io... I contatti sono sulla pagina Facebook, sì, ci sono tutti i contatti. Comunque quindi, noi siamo al palazzetto, perfetto, dello sport, e quindi è facile anche da raggiungere. Benissimo, torniamo un po' a parlare di eventi. Ti piace la musica, Stefano? Assolutamente. Hai visto che c'è stato Vasco Rossi in questi giorni? Mi è spiaciuto anche non poter essere... Spettacolo presente. Clamoroso, la nave, sì, che è partita da Genova. Insomma, un'organizzazione veramente incredibile del Blasco. Ti propongo però un evento che arriverà proprio questo weekend, è sempre dedicato alla musica, c'è Irene Grandi. Ti piace Irene Grandi, anche, questa cantante, sì, fiorentina? Sono assistito all'ultimo evento degli SDC a Imola. Ah, ecco, quindi diciamo che la musica tosta ti piace. Allora, sì, stavo vedendo la grafica del concerto di Irene Grandi, eccola qui, il 22 giugno a Riola Sardo, al Parco dei Suoni, posto spettacolare. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook Parco dei Suoni, Irene Grandi in concerto, tra l'altro è l'inaugurazione del Parco dei Suoni di quest'estate, e lei presenterà il suo nuovo album dal titolo Grandissimo. E poi torniamo un po' a parlare di cose da mangiare, le ciliegie di Lanusei, può andare bene? Sì, sì. Perché c'è la fiera della ciliegia a Lanusei proprio questo weekend. È ormai storica. Tutto questo weekend, proprio questo weekend che potevo assolutamente muovermi, sì, dai. Questo weekend che tu non puoi muoverti, c'è anche questa, la 36esima fiera delle ciliegie, dal 21 al 23 giugno a Lanusei. È una fiera storica, c'è, cioè, di tutto e di più, esibizioni di gruppi folk, ci sono le cantine aperte dalle sere prima, è una cosa spettacolare. Noi come Sardinian Life l'avevamo seguita 2 o 3 anni fa, è una cosa da visitare, da vedere, organizzata dalla Proloco di Lanusei. A tal proposito, visto che non ci puoi andare, almeno ti faccio vedere un pochino di Lanusei e un pochino di ciliegie, va bene? Abbiamo un servizio, una cartolina fatta da me, l'ho fatta io, sempre a Lanusei. Ho fatto tutto me, come si dice, e Lanusei a te tra l'altro è abbastanza cara, poi ne parliamo, conosci anche qualche personaggio, sì, sì, adesso ne parliamo, ma vediamoci questa cartolina di Lanusei, grazie, regia, Lanusei. Lanusei, importante centro dell'Ogliastra e città delle ciliegie, con la sua fiera che si svolge ogni anno nel mese di giugno. Lanusei è situato sui costoni sudorientali del Gennargentu, famoso per la freschezza del suo clima e per la sua posizione centrale dominante sulla vallata fino alla costa.
Il paese è sede vescovile della diocesi d'Ogliastra e della prima casa dei Salesiani in Sardegna. E ulteriore lustro cittadino proviene da famiglia e casa Mameli, dimora natale di Goffredo Mameli, compositore dell'inno nazionale. Tra le bellezze architettoniche va ricordato anche Palazzo Piroddi, opera neoclassica del celebre architetto Gaetano Cima. Al centro del paese spicca la seicentesca cattedrale di Santa Maria Maddalena, che custodisce affreschi del pittore Mario dell'Itala dedicati alla vita della Maddalena e di Cristo. Altro importante edificio di culto è il santuario della Madonna d'Ogliastra, sede dei frati francescani, situato nella parte alta del paese. Fuori dalla Nusei, invece, sul vicino Monte Armidda, è possibile visitare l'osservatorio astronomico Caliumi, fra quelli pubblici uno dei più grandi in Italia. Numerose poi sono le tracce di età neolitica, ancora maggiori quelle nuragiche, che è possibile visitare all'interno del Parco Archeologico Seleni, un grande altipiano granitico ricoperto da boschi di lecci e castagni costellati da sorgenti d'acqua famose per le loro capacità benefiche. E allora visitate la Nusei e, tra una ciliegia e l'altra, ammirate tutto lo splendore di questo paese nel cuore dell'Ogliastra. Quanto è bella la Nusei, Stefano, a me piace un casino perché è particolarissima, con queste montagne, vedi il mare, un paesaggio meraviglioso, poi cultura, storia nuragica, c'è di tutto, poi quando ci sono questi eventi qua. Poi, premetto che io spesso alla Nusei, quando posso, Pasquetta, cosa, vado lì a passare 2 o 3 giorni. Ah, quindi sei un habitué, un habitué di la Nusei. Tra l'altro un mio amico che è uno, lui si fa chiamare il gineprologo. Sì. Gineprologo perché incide e lavora il ginepro ed è un artista, Mario Tegas, proprio di Lanusei, che era un ex judoka, diciamo, anche lui insegnava judo alla Lanusei. Benissimo, quindi vai là, è amici, hai tutto. Sì, sì, ormai è un bed and breakfast e quindi ha un posto spettacolare. Perfetto. Proprio nella vallata su dietro, in confine con quell'altro, come si chiama la... Lì vicino non mi ricordo. Aspetta, quella che è stata inondata dalla... Non mi risulta, regia, che è stata inondata da... un paese. Non ci viene, non ci viene. Ci scusiamo. Lazio, brutto ci scusiamo. Comunque, entrambi, io e Stefano, vi consigliamo di andare alla Nusei, ma non questo weekend, in questi giorni, perché c'è il Guido Siena. Almeno quelli che sono qua. Ecco. E Stefano, insieme al Guido Siena, una cosa molto importante, i Trading Camp Guido Siena. Sì. Cioè, spiegaci brevemente che cosa sono. Dal 19, cioè sono già iniziati. Ieri, sono già iniziati ieri, gli allenamenti, è qui ospite la nazionale italiana, cadetti, ecco. Che è in ritiro praticamente per una settimana. Ecco qua, intanto vediamo il programma. Sempre che si può scaricare sulla pagina Guido Siena del centro sportivo, sulla pagina Facebook, prego. E dicevo, Stefano, che sono qui in ritiro rimarranno fino a mercoledì prossimo e saranno in partenza direttamente per i campionati europei a Varsavia. Quindi hanno scelto Sassari questo frangente per rifinire la preparazione e comunque dare la possibilità ai nostri atleti sardi o comunque gli altri di allenarsi con loro in questi giorni. Benissimo. Quindi l'unico problemino che abbiamo avuto è chiaramente che il tutto si sarebbe dovuto svolgere al Palazzo dei Vigni da ieri. Già da ieri. Però capisco che con una finale scudetto con la Dinamo Banco di Sardegna impegnata, certo, chiaramente gli impegni erano... Però da domani mi sembra che si parte perché subito oggi fa gara 6 al Palazzo di Vigna e domani saremo operativi già con lavori già da stanotte chiaramente. Perfetto, dopo la partita fino a tutto domani, okay, per preparare sabato e domenica. E qua diciamo una nazionale tra l'altro in buona salute, con degli atleti quasi tutti, chiaramente tutti campioni d'Italia, tutti che fanno in graduatoria del ranking mondiale ed europeo, tra l'altro. Quindi però, sono dei ragazzi che vedremo, ne sentiremo parlare fra qualche anno anche in altre, come Fabio Basile, certo, ci ha dato grossa soddisfazione di Rio de Janeiro con la sua medaglia d'oro. E qua ci saranno dei ragazzi che penso
fra 4-5 anni ne sentiremo parlare. Bene, molto bene. Senti, siamo quasi in chiusura della nostra mezz'oretta insieme. Volevo però farti vedere una cosa, spiegarti una cosa che anche ai nostri amici a casa la settimana scorsa abbiamo mandato un servizio su una realtà, una piccola azienda di Santa Maria Coghinas che fa dei cosmetici naturali che si chiama Pelle Ermosa. Eravamo andati per fare un servizio per scoprire queste realtà, perché non solo eventi facciamo noi, andiamo a vedere anche queste piccole realtà molto importanti. E ci ha chiamato in settimana Marco De Montis, che ha insistito per dare la sua testimonianza dopo che ha visto il nostro servizio, e quindi ha contattato la redazione. Abbiamo mandato il nostro Cesare Donati, che ha realizzato un servizio. Vediamo, diamo spazio a Marco De Montis con la sua testimonianza, vediamola insieme. È andato Cesare Donati, vai. Sono un ragazzo di Santa Maria Coghinas e ho visto da poco la vostra ultima puntata su dove parlavate di Pelle Ermosa, e ci tenevo a dare la mia testimonianza sulla bontà di questi prodotti. E io un paio di anni fa ho avuto un piccolo incidente in macchina dove di conseguenza all'esplosione dell'airbag c'è stata un'ustione della mia mano destra. Ho accettato, anche con una sorta di curiosità, diciamo, di testare appunto sulla mia mano i prodotti Pelle Ermosa, e ho visto che hanno funzionato benissimo. E quindi sono qui perché ci tenevo a dare una mia testimonianza sulla bontà dei loro prodotti e sul lavoro che fanno la famiglia Sale e tutto il suo entourage, perché è una realtà che è nata da poco, però ho visto che ci mettono tanto impegno, tanta passione, e io posso dimostrare anche con la mia esperienza, ecco, che i prodotti funzionano, e spero insomma che abbiano tutto il tempo e la possibilità di far vedere un po' in giro, ecco, la bontà dei loro prodotti, e io ne sono un esempio. E niente, non posso solo, ringraziarli e fargli complimenti per il lavoro che stanno facendo. Va bene, grazie Marco per la tua testimonianza. Hai visto che roba, Stefano? Cioè, in non so in quanto tempo completamente a posto la mano con questi prodotti naturali. C'è stata una bella differenza riguardo alla... Una bella differenza veramente. Lo so, noi indagheremo su questa cosa. Quindi la famiglia Sale, insomma, l'abbiamo già incontrata adesso. Mi ha incuriosito e vediamo se magari possiamo anche averli qua in trasmissione. Infatti, da noi per continuare male a parlare di questi prodotti. Vabbè, questa testimonianza veramente, veramente interessante. Dai, noi siamo quasi in chiusura, ricordiamo tutti gli appuntamenti di questo weekend. Vai Stefano, allora, la gara del Guido Sieni. Inizia sabato pomeriggio alle 13.30, come sì, orario per quanto riguarda i cadetti. E domenica invece sarà riservata solo per il Trofeo Italia, e a partire dalle 9 fino a termine, non c'è interruzione, però si prevede di finire per le 16.30-17. Ok, i camp invece continuano, siamo partiti il 19? Già, no, domani mattina alle 10 ci sarà l'allenamento lì al Palasera di Migni, perché riusciremo a allestire almeno il campo per l'allenamento, e domani pomeriggio alle 17. E invece faranno una pausa chiaramente sabato, sì, e domenica e riprenderanno lunedì. Al Palasera di Migni possono andare tutti, sì, ingresso, sì, gratuito. No, assolutamente. Quindi sì, ingresso gratuito, lo spettacolo del judo in un grandissimo torneo. È solo storia entrare nel Palasera di Migni solo perché sei stato al Guido Sieni. Quindi vi invito veramente tutti ad andare al Palasera di Migni questo weekend. Stefano, grazie mille, ti rilascio, la tua organizzazione, so che dovrai lavorare tutta notte. Devo scappare. Devi proprio scappare, quindi grazie, grazie veramente, grazie di essere stato con noi. Io vi ricordo che l'intera puntata la potete rivedere anche sul nostro sito www.sardinianlife.it, e per qualsiasi comunicazione la nostra mail è info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ciao a tutti, a tutti, a giovedì. So Galleria Commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Kobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria Commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.
Con Mister Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.